Sì, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno uffici, buongiorno Fissi, buongiorno dottoressa, buongiorno colleghi. Diamo inizio a questo consiglio del 17-6-2021 e iniziamo con chiamare l'appello. Dottoressa, quando vuole, grazie. Vado. Gardella. Presente. Buongiorno. Quaresi. Presente. Marchese. Presente. Briglia. Presente, buongiorno dottoressa. Buongiorno. Savoca. Presente. Carlata. Assente. Serio. Presente. Scusa. Assente. Discuso. Non la sentiamo, forse ha dei problemi di linea, però lo vedo. Greco, presente. Sì. Greco assente, 7 presenti su 10, ore 9:58. Buon lavoro. Grazie dottoressa. Diamo la parola subito ai consiglieri. Quando vuole, consigliere Guaresi, prego. Grazie, presente, anche se non avevo chiesto la parola, però dico, abbiamo sempre qualcosa da dire. Siccome sono presente, vede? Io non la vedo, per cui pensavo che fosse sotto la bambina. Grazie. Importanza, la ringrazio comunque, presidente. Vede, presidente, dico, ormai manca circa un anno, se non meno, alle prossime elezioni per chi si dovrà candidare. Io molto probabilmente il mio tempo l'ho fatto, mi ritiro, Presidente, almeno che, dico, non succeda qualcosa che mi faccia tornare nuovamente in campo. Però, Presidente, mi creda, sarebbe opportuno per questo arco di tempo che rimane, per qualcuno, al posto di andare a offendere chi lavora giornalmente, sarebbe opportuno portare avanti i problemi dei cittadini, Presidente, perché i cittadini interessano Buongiorno, solo buongiorno, scusatemi, che si vadano scusatemi. ad eseguire. Portare avanti i problemi del territorio, non ci interessano le chiacchiere fatte dai consiglieri o dalle liti che ci sono o il perché, Presidente, si deve accusare o non chi oggi o i colori politici a cui apparteniamo tutti noi. Io ripeto, l'ho detto ieri, lo dico oggi, io sono insieme per la circoscrizione, insieme al Presidente Mario Greco, almeno fino ad oggi siamo insieme. Lavoriamo per il territorio, per i problemi dei cittadini e là ci fermiamo, Presidente. Non guardiamo in faccia nessun colore politico. Grazie, Presidente. Grazie consigliere Guaresi, non so cosa vuole dire, comunque noi, lo sa chi fa politica si parla sempre, come quello che bisogna fare in campagna elettorale, cosa, con chi viene eletto, con chi deve fare, si parla, è normale che si parli, io non vedo perché lei ce l'ha con chi parla perché si stiamo avvicinando alle elezioni. Mi sembra una cosa così banale per me. Comunque, il discorso che lei dice di fare attenzione e di lavorare per il territorio e i cittadini, penso che tutti lavoriamo per il territorio e i cittadini. Fino a stamattina abbiamo chiamato Giovanni per un problema, al nostro segretario per un problema che bisogna risolvere e ci siamo attivati subito. Cioè, il fermo non c'è nessuno, lavora lei, lavoriamo tutti. Scherziamo pure, abbiamo così. Le istruzioni sono una cosa così per giocare. Attenzione, anzi, facciamo di tutto per risolvere i problemi. Come lei sa, a volte ci riusciamo, a volte no, ma andiamo avanti. Ecco. Per cui io penso che il parlare, il dialogare fa sempre bene, secondo me. È giusto che si ci confronti, si parli e si capisca quello che si deve fare. Non se la deve prendere perché qualcuno magari parla e dica qualche parola in più non so, su un'opinione politica diversa. È normale che sia così, tutto qua. C'è qualche altro che si sta parlando perché non lo vedo io, per favore. Se c'è Io qualche sono altro, prego. Prego, Pronto? consigliere Mattia, prego.
Dico, avevo alzato la manina già anzitempo. Dico, non è questo. Non lo vedo, non lo vedo, certo, la parola non lo vedo. Prego, Presidente, prego. Perdoni, dico, noi abbiamo una città allo sbando, ma molto allo sbando, e questo mi dispiace. Allora, Presidente, si parlava la settimana scorsa, se non erro, che ci dovevamo recare a Villa Giardini, perché ormai la situazione, per quanto concerne la potatura degli alberi, è un punto di non ritorno. A che punto siamo? Dobbiamo andarci o mi metterò sulla mia motoretta come solito fare e andrò personalmente? Perché stamattina sono stato l'impegnare in questo istante. Come se la mancanza della potatura fosse colpa del consigliere Marchese, che non ottempera a questa problematica già anzitempo richiesta e anzitempo fatte le note e anzitempo fatte le mozioni votate da tutto il consiglio. Ma ahimè, l'amministrazione comunale, in questo caso Villa Giardini, non fa il suo impegno, non prende l'impegno di potatura degli alberi. Gli alberi sono realmente dentro le case dei cittadini, con l'arrivo della bella stagione gli insetti si moltiplicano e quindi questi poveri cittadini debbano patire la colpa degli altri ed essere, dico, disturbati anche nel loro sonno da tutti questi insetti. Quindi, Presidente, gentilmente mi faccia sapere a che punto siamo. Poi un'altra nota dolente, egregio Presidente, mi giunge voce da fonte sicura che questa settimana la RAP non ha dato disposizione al Reset per tantissime strade della seconda circoscrizione. Dico, così facendo finirà l'estate e sicuramente non riusciranno a diserbare tutte le strade all'interno della seconda circoscrizione. Quindi, Presidente, sappiamo, rivolgiamoci a chi di competenza, a chi di competenza, per vedere il perché e per come non sono state inserite la prossima settimana nessuna strada. Ma c'è, sì. Consigliere Marchese, c'è il presidente della RAP che è invitato in videoconferenza. Aspettiamo che venga, perché dovrà venire questa settimana o l'altra. Aspettiamo che arrivi e ci chiediamo tutto quello che c'è da chiedere. Che parametro usano per dare le disposizioni per il diserbo? Questa è una cosa molto importante. Presidente, essere rimproverato per colpa non mia, questa cosa me non ha, ma non fai di una vuota, che me la vuota, per colpa degli altri, per la loro negligenza, dico, non funziona così. Quindi, Presidente, finalmente vediamo di darci una smossa, ma quantomeno per recarci tutto il consiglio, quantomeno per recarci tutto il consiglio alla Villa Giardini. Che lo mettano per il qui e vada con il privato a dire non si farà e la colpa è della comunale che non riesce ad essere esaustiva per tutte le richieste fatte. Grazie, Presidente. Consigliere Marchese, tocca un tasto dolente, perché l'altra scorsa settimana abbiamo parlato delle potature e abbiamo detto in aula, specialmente io, che ho tutto il Corso dei Mille che mi viene a trovare per questi alberi da potare. Abbiamo fatto una guerra e ancora sono qua. Ora ci hanno detto che forse la prossima settimana li poteranno e che hanno tolto quei cinque che erano morti lì, che avevano ucciso. Hanno ucciso e hanno detto che forse la prossima settimana, io lo spero solamente, perché la gente è imbestialita, che c'ha tutti i rami dentro e i commercianti sono incazzati neri perché non si vede nemmeno i furgoni passano, l'ho visto io con i miei occhi, c'è un furgone questo più grande, diciamo, di un doblò, questo alto, non passa dalla strada perché ci sono tutti i rami che scendono giù. Cioè, è assurdo, proprio assurdo. Per cui io sono d'accordo con lei, e se lei vuole possiamo già prendere un impegno tutti insieme per andare lì a Villa Giardini. Ora adesso, ci impegniamo adesso, te lo fissiamo un giorno e ci andiamo, punto. Come volete voi, io sono a vostra disposizione. C'è qualche altro che si sta parlando? Decida lei, noi ci sediamo a Villa Giardini. Decida un giorno, chi c'è, chi non c'è. Per me possiamo fare pure mercoledì, martedì, lunedì, quando dite voi, cioè lunedì ci andiamo, va bene. Io martedì c'ho un matrimonio, perciò non ci posso venire. Ma lunedì, mercoledì e giovedì possiamo andare. Quando volete voi, diamo un giorno, ci vediamo un giorno fuori, prendiamo il caffè e ci sediamo tutti a Villa Giardini.
però dobbiamo essere lì alle 9:15, perché sennò il carissimo dottore, il signor Lamantia, che è lui che risponde, se ne va e non abbiamo fatto niente. Perché noi dobbiamo beccare sia la Mantia sia la dottoressa di Trapani, a tutte e due. E cioè, decidiamo un giorno, abbiamo domani ancora per decidere. Domani è venerdì, domani prendiamo questo impegno. Decidiamo il giorno da qua a domani, mettiamoci tutti d'accordo e ci vediamo lì. Va bene? Passiamo all'altra. Chi è che era iscritto a parlare? Che non lo vedo gentilmente. O chi è che vuole intervenire? È lo stesso. Se non c'è nessuno, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Dottoressa, io non ho modo di poter leggere nessun verbale qua. Vedo che il consigliere Tusa non c'è. Se è possibile, no, ci sono, però, magari... Presidente. Sì, sì, infatti non posso leggere adesso. Nemmeno lei. Allora, dottoressa, vedo se magari lo può leggere lei, per oggi questo verbale, se no andiamo avanti, non lo so. Vedo come possiamo fare. Consenso, io nomino i scrutatori. Il 16 marzo, magari ne facciamo uno. Nominiamo gli scrutatori, Serio, Tusa e Guaretti. Grazie, dottoressa, prego. Allora, verbale del 16 marzo 2021. L'anno 2021, il giorno 16 del mese di marzo, il Consiglio della Seconda Circoscrizione si è riunito in modalità videoconferenza a giusta convocazione del Presidente Greco, protocollo 149-44-03 del 30-12-2020, per trattare gli argomenti di cui all'allegato ordine del giorno. Presiede la seduta il Presidente Savoca. Alle ore 10 il segretario chiama l'appello. Risultano presenti i seguenti consiglieri: Cardella, Guaresi, Marchese, Orilia, Savoca, Scarlata, Serio e Tusa. Risultano assenti il consigliere Viscuso e il Presidente Greco. È assistito dal segretario il consigliere Pasquale Tusa. Redige il verbale il collaboratore professionale amministrativo, signora Anna Maria Ventimiglia. Verificata la validità del quorum strutturale, il Presidente Savoca dichiara aperta la seduta e ringrazia gli uffici e l'assisti che permettono ai consiglieri di poter svolgere le sedute in videoconferenza. Il consigliere Tusa ricorda che finalmente il piano regolatore andrà in consiglio comunale. Da anni si attendeva questa notizia, pertanto spera che possa essere approvata al più presto, in modo da riqualificare la nostra città. Il piano mette al centro l'ecologia e punta alla riqualificazione delle risorse naturali e della costa degradata. Si prevedono altresì nuovi parchi urbani e viene limitato il consumo di suolo. Spera che si possa riqualificare la nostra amata costa sud e che ci possano essere anche sbocchi economici e nuovi posti di lavoro. Spera che tutto questo possa far nascere una collaborazione anche con il Consiglio circoscrizionale, in modo che anche i consiglieri possano dire la loro. Il Presidente Savoca ringrazia il consigliere per questa splendida notizia. Il consigliere Guaresi informa che si trova sul territorio con le maestranze dell'AMAP per risolvere delle criticità e riportare il decoro nelle strade della nostra amata circoscrizione. Terminata la discussione, il Presidente Savoca nomina scrutatori, il consigliere Cardella, Marchese e Serio, e il Consiglio approva. Si passa al secondo punto iscritto all'ordine del giorno. Approvazioni verbali sedute precedenti. Si dà lettura del verbale del 7 gennaio 2021. Si passa all'approvazione dello stesso che viene votato per appello nominale e all'unanimità dei presenti alle ore 10:15. Risultano assenti alla votazione il consigliere Viscuso e il Presidente Greco. Alla stessa ora il Presidente Savoca dichiara chiusa la seduta. Ho finito, procedo con l'appello per l'approvazione. Ok, grazie. Cardella? Favorevole. Attenzione qua, attenzione. Favorevole. Guaresi? Favorevole. Marchese? Favorevole, Marchese, favorevole. Orilia? Favorevole, dottore. Favorevole. Vabbè, Savoca? Favorevole. Scarlata? Scarlata favorevole. Serio? Favorevole. Tusa? Favorevole, favorevole. Viscuso? Favorevole. Presidente non c'è nemmeno ancora, Greco è assente, quindi approvato ore 10:12, assente Greco.
Grazie dottoressa, per me diamo lettura al nostro verbale, per me ci possiamo anche fermare qui e ci aggiorniamo domani, perché purtroppo abbiamo un pochettino di impegni da risolvere, dottoressa. Ok, va bene, e allora vediamo, a domani, buona giornata. A domani dottoressa, grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno.